Si può amare Dio e continuare a sbagliare, cioè a peccare. Certo, sì. Sì. Allora, quanto conta per Dio non lo so, perché bisogna chiedere a Lui. Ecco, nel senso, no, sembra una battuta, ma è estremamente vera, nel senso che bisogna resistere alla tentazione di fare un giudizio universale anticipato nella nostra vita, sia sugli altri, e questo è bruttissimo, ma forse anche su se stessi, anzi sicuramente su se stessi. Lasciare a Dio l'ultima parola, questo è, mi sembra un atteggiamento evangelico, lasciare a Dio l'ultima parola della verifica sull'amore. Però è vero quanto lei dice, si può amare e continuare anche a peccare. Sì. Se leggiamo i Vangeli, soprattutto il Vangelo di Marco, che forse è il più impietoso, tra virgolette, nei confronti dei discepoli di Gesù, si vede che questi discepoli continuano fino alla fine a non capire Gesù, ma proprio Gesù parla di donazione e dietro sente che questi, ma proprio lo sente, che questi stanno discutendo tra loro, drammatizzo un po' per non addormentarci, stanno lì a discutere, ma adesso che arriviamo a Gerusalemme, chi diventa il ministro degli interni e il ministro degli esteri? Perché adesso siamo, ormai ci siamo. E Gesù dice: non avete capito niente. Chi tra voi vuole essere il più grande deve farsi schiavo, proprio come me. E infatti, una volta giunti a Gerusalemme, nell'ultima cena, lui si mette in ginocchio a lavare i piedi. Questo era il servizio dello schiavo, eh? Poteva capitare che un figlio lo facesse nei confronti dei suoi genitori, ma già un marito nei confronti della moglie, o meglio, in quella mentalità, della moglie nei confronti del marito, non si usava. Era proprio l'atto dello schiavo. E Gesù lo fa. E quello che mi colpisce, non lo si dice, ma lo si deduce dal testo, che non lo fa semplicemente nei confronti di Pietro, che sta lì naturalmente a combattere, lo fa nei confronti di Giuda. Giuda non era ancora uscito dal cenacolo e Gesù si mette in ginocchio davanti a lui e gli lava i piedi, sapendo, ormai lo sapeva, che sarebbe stato tradito da lui. Questo per dire appunto che si può dare questa possibilità di seguire Gesù fino all'ultima cena, anzi anche oltre, eppure non capirlo e atteggiarsi come rinnegatori, come traditori, come... Ciò che fa la differenza è, a mio avviso, il continuare a rimanere dietro di lui. Continuare ad amarlo. Questo fa la differenza tra Pietro e Giuda. Dopo lasciamo a Dio, dov'è Giuda adesso? Sa Dio. Però nel testo la differenza si vede. L'uno si impicca, stacca, taglia il cordone ombelicale, non lo so. Non segue più. L'altro, pur avendo rinnegato Gesù, continua a seguirlo. E lascia a Gesù il compito di purificare il suo amore. Con quella scena molto significativa per la nostra vita di Giovanni 21. Sulla spiaggia, ormai risorto, Gesù prende Pietro, lo chiama con il nome degli inizi. Prima del rinnegamento, Simone di Giovanni. E poi inizia.
mi ami tu più di costoro? Pietro, già lì è spiazzato, sì, Signore, ti voglio bene, tu lo sai che ti voglio bene. Non gli aveva detto, non gli aveva chiesto questo. Mi ami e più di costoro, perché lui nell'ultima cena si era vantato. Se anche tutti ti abbandonassero, io più di... Signore, tu lo sai, ti voglio bene. Gesù scende. Pietro, mi ami. Ha già ridotto, è sceso verso Pietro e Pietro rimane fermo. Signore, tu lo sai, io ti voglio bene, come un amico, ma non dice, non osa dire ti amo, perché ti amo è molto di più, è un amore incondizionato. E Gesù che scende ancora di più verso di lui. Pietro, mi vuoi bene? Come a dirgli, almeno qui ci sei. E Pietro, ricordandosi a quel punto tre volte, gli ha chiesto come tre volte lo aveva rinnegato. Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Si vede Gesù che va a prendere questo discepolo che ha sbagliato pesante, ha peccato pesantemente, non è semplicemente uno sbaglio, ha peccato pesantemente, rinnegandolo per tre volte. Gesù lo va a prendere dove è lui in quel momento, cioè nella sua capacità attuale di volergli bene. E d'altra parte, questa azione di Gesù provoca, proprio nel senso letterale, chiama, provocare, no? Chiama fuori Pietro, gli fa fare un passo almeno. Il primo Pietro, Pietro fino a quel momento, altro che il primo Pietro, Pietro fino a quel momento avrebbe detto, ma certo, io. Tu sai tutto. Per tutte e tre le volte tu Gesù. Ecco, a me sembra che questa sia la via. Cioè, la via è quella di rimanere dietro Gesù, pur con i propri peccati, cercando di reagire di volta in volta positivamente alle sue chiamate, alle sue provocazioni, ai suoi inviti che piano piano ci fanno guarire. Sì, lui è medico anche da questo punto di vista.